E io andavo a casa solo a dormire, praticamente. E succedeva di tutto. Cioè, questa persona a un certo punto mi ha messo le mani addosso, quindi mi ha picchiato. E insomma, ero proprio, cioè non era tanto la situazione fisica, quanto la cosa di essere proprio nelle mani di questa persona. C'è un giorno in particolare, lui mi faceva appunto sempre strani discorsi. Una cosa curiosa è che mi parlava come predica, cioè lui l'argomento principale era sempre il discorso del vivere la vita senza regole, senza un senso critico, no, di coscienza, il bene, il male, il giusto e sbagliato, non c'era niente. È tutto incentrato sulla persona, su noi stessi, che noi possiamo far tutto, che noi siamo Dio alla fine. Le uniche volte in cui mi ha nominato Dio è stato quello. E comunque questi discorsi me li faceva attraverso le canzoni di Fabrizio De André, cantautore stimatissimo per tante persone, però io so adesso che è stato un portatore di un certo discorso, un predicatore. Allora, taglio corto perché sennò non capite più niente, perché la storia è un po' complicata. Arrivo a un punto dove le amnesie comunque le avevo già allora. Avevo dei forti mal di testa, stavo male. E comunque succede che un giorno, fra l'altro, cosa strana, il giorno del compleanno di questa persona, mio papà ha un arresto cardiaco. Ha un arresto cardiaco, quindi non muore, riescono a riprenderlo, ma rimane poi in coma 5 mesi. È brutto dirlo, ma dico grazie a Dio, perché mio papà, vabbè, a parte il fatto che lui era un uomo di Dio, e questa cosa è riuscita a scuotere la mia situazione. E quindi mi sono trovata un pochino ad avere un minimo di interesse, perché io non avevo interessi di niente, a me l'unica cosa che mi interessava era questa persona che mi maltrattava da morire, mi massacrava proprio in tutti i sensi, nella dignità, nel fisico, in tutto, nello spirito. E comunque quando mio papà l'ho visto in quelle condizioni, io non ho capito più niente, comunque sono riuscita a scuotermi da questa situazione. E quindi io cosa facevo? Non stavo più con questa persona, correvo dove stava mio padre, soprattutto quando poi è stato in istituto, perché finché è morto poi è stato in un istituto specifico e quindi stavo lì praticamente giorno e notte. E lui quindi cosa ha fatto? Non potevo andare più io da lui, ha avuto il coraggio di andare da me e quindi ha avuto anche il coraggio di presentarsi davanti a mio papà. Ero lì, quindi... E mio papà ha avuto una reazione forte, anche se era in coma, è riuscito a sedersi, a guardarlo negli occhi, e lui che ha fatto un balzo indietro, una cosa soprannaturale, che poi ha fatto un salto che umanamente parlando non si può fare, e lì ho cominciato ad avere una strana cosa, dico, ma chi è questo qui? Mio papà poi con gli occhi sgranati sembra che gli volesse anche parlare. E lui si è spaventato a morte, come se avesse visto un fantasma. E infatti poi è sceso, e non l'ho visto per una settimana. E ho detto, qualcosa sta succedendo, dove sono capito, cosa succede? Cioè qualche domanda me l'ero iniziata a fare. Poi invece, vabbè, comunque mio padre, le cose sono precipitate, muore. Muore mio papà e lui sparisce. Sparisce e mi lascia nella disperazione, perché oltre il lutto... c'era il discorso che comunque cioè non c'era questa persona, quindi avevo proprio un'astinenza da questa persona, una cosa terribile. Dopo un po', un mesetto circa, si rifà vivo e io come un idiota ovviamente cosa faccio? Gli vado dietro. Però non avevo più, da quando era successa quella cosa, non avevo più la voglia di rivedere questa persona, non so, qualcosa mi spingeva a vederlo per strada. E infatti così abbiamo fatto per un po'. Poi succede che io avevo avuto una cosa passata triste che mi aveva procurato lui, comunque mi ha portato dei problemi che mi ha portato a fare un'operazione.
questa operazione l'ho fatta, a lui non gli ho detto niente. Io ho detto almeno magari il modo per farlo sparire, se ne va dalla mia vita. E invece come esco dalla sala operatoria e che mi portano in stanza, c'era già lui che mi aspettava lì. Arriva prima dei miei. Infatti poi quando mia madre e mio fratello sono venuti e ha detto ma perché l'hai fatto, cioè si erano anche arrabbiati perché io comunque un po' avevo spiegato, ho detto non mi piace più questa persona, mi dà fastidio, i miei non avevano capito praticamente niente, ma non perché non capivano niente, perché era una situazione strana, lui sapeva molto camuffarsi, più che altro dicevano che ero impazzita io, anche perché quando mi picchiava lo faceva in modo che non si vedessero i segni, sempre in punti che non si vedeva granché. E succede quindi che me lo trovo lì, anche lì stranezza, che ho detto ma chi gliel'ha detto? Una cosa strana. Esco fuori poi quando c'è la convalescenza e tutto, e si avvicina già quasi l'estate. Nel frattempo, praticamente, quei momenti di stacco qualcosa deve aver provocato nella mia vita. Dio ha i suoi piani. E infatti mi ricordo che, come se fosse ieri, è una data che io quasi festeggio più del compleanno, che è il 5 luglio, io ho avuto il coraggio di, vabbè, coraggio, per SMS ovviamente, ma perché la storia era veramente complicata. Nel frattempo avevo provato anche a informarmi, adesso è troppo lunga da spiegare, ma avevo cercato in certi sprazzi di coscienza anche di denunciarlo, poi avevo saputo che era una persona che comunque la polizia lo conosceva bene, ma non gli potevano fare niente. E comunque io gli mando questo SMS dove gli scrivo tutto quello che mi sentivo di dire. Io ho scritto quello che lui era, e che tipo di persona, che non volevo più avere a che fare, quello che aveva fatto. Però non mi presenta al lavoro, lo dico a mia mamma, dico guarda se vado lì non ti so dire perché, ma io sono sicura che mi ammazza. E infatti non vado al lavoro, questo qui non mi risponde, e passa una settimana, questo qui non si fa vivo. Io invece dopo 3 giorni comunque sono andata a lavorare, ho detto vediamo, quello che succede succede. E quando torno poi al lavoro comunque mi sembrava che non succedesse niente, mi sentivo anche abbastanza serena. La domenica successiva di quella settimana, anzi il sabato, qualcosa dentro di me, io non lo so spiegare, so solo che mi è venuto un forte desiderio di andare in chiesa. Non ci andavo da 12 anni. E, cosa ancora più curiosa, la chiesa Bethel, che io abito vicino a quella chiesa, ogni volta che passavo davanti alla chiesa Bethel cambiavo marciapiede. Quindi è una cosa molto strana. E quindi questo succede il sabato, la domenica mattina entro in chiesa e assisto, sto lì al culto. Non mi ricordo niente di quello che ha detto il pastore, anche perché avevo già iniziato a percepire dei forti disturbi. E stavo proprio male, avevo proprio la nausea, sentivo degli odori proprio che mi facevano nauseare. Mi ricordo però che il pastore piccolo ha detto una sola frase, che mi ricordo di tutta quella predica, dove lui aveva fatto l'esempio di un 5 euro accartocciato buttato per terra. Ha detto, quello a vederlo per strada, se tu non ci fai caso, è un pezzo di carta che non lo guardi neanche, ma se lo guardi bene e lo prendi in mano è un 5 euro. Varrà poco, sono soldi, però hanno valore. Accartocciato come sia, ha un valore. E questa frase mi ha colpito, ma mi ha colpito tantissimo. Io ho detto, anch'io posso essere come quel 5 euro, mi sento anche meno, di valere meno di 5 euro. Però ho detto, Dio mi sta ascoltando. E ho tentato in qualche modo di pregare, però quando non si prega per tanto tempo, viene la preghiera come per dire, non dico proprio Dio se tu ci sei, perché io sapevo che c'era, però non mi importava più tanto. Ho iniziato comunque in un certo qual modo a ricominciare, cioè ho ricominciato a dialogare con Dio a modo mio. Quando torno a casa trovo sul mio cellulare una serie di messaggi minatori, di insulti, ma delle cose assurde arrivavano da questa persona. E ho detto che cosa strana che sta succedendo proprio oggi. Invece da lì è iniziata la vera persecuzione. La domenica dopo, prima di andare in chiesa, proprio mezz'ora prima,
faccio il giro dell'isolato con la macchina, che non avevo benzina, mi sono andata a fare la benzina, faccio un incidente assurdo, la macchina, ci ho preso tre macchine, una cosa mai vista, e quasi da ferma poi ho fatto questo incidente, perché alle 10:30 c'era il culto. Io allora riesco a fare, comunque lascio i dati e tutto, dico guarda facciamo la constatazione amichevole, qua è colpa mia, comunque entro le 10:30 devo essere in via Biella, e ci sono andata. Anche lì torno a casa, insulti su insulti, c'era il telefonino che scoppiava. E cominciano a succedere delle cose strane in casa, quindi comincio a trovare, ci sono degli oggetti che cadono, in particolare gli oggetti primi che cadevano prima di tutti, cos'erano? Le Bibbie, Bibbie per terra. E quindi la cosa comincia a farmi capire che questa persona tanto a posto non era, minimo era un occultista. Quando poi invece ho continuato ad andare in chiesa, sempre con una marea di problemi, ma proprio sentivo proprio delle voci, a un certo punto la cosa è uscita fuori quella che era. Cioè questa persona ha cominciato a scrivere tramite gli SMS, ha rivelato quello che era. Quindi prima in maniera più velata, alla fine viene fuori che questa persona non era soltanto un satanista, ma era un sacerdote satanico. E lui aveva detto che ormai mi aveva scelto per una serie di motivi e ormai ero sua e non potevo più tornare indietro. Appartenevo a lui, anche se non era vero. Io non mi sono mai trovata a fare un patto. Probabilmente era... Questo patto doveva avvenire un giorno in cui lui appunto ha tirato fuori una serie di bestemmie che non ho mai sentito e spero che non sentirò mai più, e voleva che io le ripetessi. Io la voce non mi è uscita, non sono riuscita. Perché? Perché c'era quella piccola parte, quella piccola stanzetta nella nostra, che abbiamo tutti nella nostra vita, dove c'era ancora lo Spirito Santo da qualche parte. E quindi non sono riuscita, e grazie a Dio, ma non ho voluto anche, però non sono riuscita a fare questa cosa. Quindi il patto non c'è stato, perché il patto si può fare in tanti modi. Soprattutto la cosa più curiosa è che può succedere questo, e questa è la cosa più importante che voglio dire stasera, che i satanisti non sono per forza persone che vestite di nero, che usano le croci rovesciate, che fanno dei riti, che fanno tante cose. Questi magari sono anche persone che simpatizzano, ma i veri sono quelli che si presentano eleganti, carini, affascinanti, istruiti, e mi dispiace dirlo, tante volte anche religiosi. Sono nelle chiese, si trovano anche a fianco magari a persone che fanno ministerio. E si riconoscono perché ci sono delle note stonate. Intanto non è un'abilità umana. La cosa principale per riconoscere queste persone, bisogna essere sotto il sangue di Gesù Cristo. Sempre, costantemente, sangue di Gesù. Ripeto quello che ho detto prima. Quel sangue che è stato sparso goccia dopo goccia. E quindi... E questo è il fatto, che come entrano nelle chiese, come entrano nella vita, come entrano nel lavoro, sono persone che alla fine il messaggio non importa che deve essere detto in un certo modo, l'importante è sconvolgere la vita, sconvolgere il senso del bene e del male, in modo che uno non si sente mai in colpa. E comunque, tornando al mio discorso, quando mi sono addentrata sempre di più in chiesa, nel frattempo non riuscivo comunque a spezzare con quest'altra, è stato un combattimento per tante maniere. Ovviamente questo qui mi minacciava, mi diceva, mi ha sentenziato di morte a un certo punto, mi ha mandato il famoso messaggio di condanna, e io intanto continuavo ad andare in chiesa, intanto avevo cominciato di nuovo un po' a pregare, anche se non riuscivo a pregare come si deve, cioè non riuscivo a dialogare con Dio, erano strane le mie preghiere. Finché poi c'è stato proprio un giorno in particolare dove ha sconvolto proprio veramente la mia vita. Ma non in senso cattivo, in senso buono. Io ho avuto modo di vedere, perché all'inizio il diavolo cosa fa? Ti fa tutti gli effetti speciali.
e ti fa vedere tante cose che poi alla fine tutto quello che sa fare è quello. Noi abbiamo Dio che è creatore, Gesù che è la parola che sostiene tutto, e noi abbiamo tutto, non ci manca niente. E Dio ha un esercito enorme di angeli che sono infinitamente di più di quei quattro diavoletti che ci sono. Se noi abbiamo un po' di fede, un po' di più, e dove facciamo soprattutto regnare Dio nella nostra vita, lo Spirito Santo, che è lo Spirito che ha fatto risuscitare Gesù, noi possiamo fare veramente con Dio dei grossi cambiamenti a partire dalla nostra vita. E comunque appunto arriva un giorno in particolare dove, non so perché mi è uscito, perché mi sono ricordata che una volta con lui avevo avuto un discorso sui predicatori televisivi. E mi ricordo che ovviamente questo qui cosa ha fatto? Ha detto tutto il suo dissenso in maniera piuttosto colorita. E alla fine gli ho ricordato quel discorso. Ho detto, tu ce l'hai tanto a morte con i predicatori televisivi, tu sei molto peggio, perché sfrutti le persone che hai con chi hai a che fare, per le cose più abiette. E alla fine sei un buffone, perché non avevo capito fino in fondo, pensavo scherzasse la faccenda del sacerdozio. E quindi poi lui non mi risponde, e quindi poi vado a casa, mi ricordo finita la sera, appoggio la mia testa sul cuscino e sento una voce che mi dice due volte, stanne lontano, come per dire, vai fuori, non entrare in questo campo. Io ho avuto questo senso, stanne lontano. E da lì, adesso io non so spiegarvi se ero viva, se ero morta, se è stata una visione. Io ho avuto la sensazione di essere in un'altra dimensione. Allora, io vedevo me stessa, cioè vedevo la stanza dove ero, quindi sdraiata sul letto, e nello stesso tempo mi sono sentita come una mano che mi ha preso e mi ha cominciato a far scendere. Ho cominciato a scendere giù in una cosa che sembrava un tunnel, e non capivo se era una stanza, se era una galleria, non so, so solo che c'era tanta porcheria intorno, tanta puzza. Io capivo che era la puzza, io dicevo che era la puzza del peccato, era l'odore della decomposizione di tutto, di carne morta, di tutto. Nel mentre che scivolavo giù cercavo di aggrapparmi da qualche parte e non mi interessava di tutte le porcherie che c'erano intorno, volevo fermarmi, perché la sensazione più brutta non è stato tanto entrare in questa cosa. Poi a un certo punto ho visto degli esserini tipo bambini, ma erano molto brutti, neri, che hanno cominciato a salirmi e hanno cominciato a soffocarmi, cioè li avevo dappertutto, io avevo mani, piedi legati tutte, non riuscivo a muovermi. L'unica cosa, avevo la bocca aperta, che potevo dare morsi qua e là, cercavo di togliermeli a morsi, e questi cadevano un attimo e poi si riattaccavano. Però la mia cosa più brutta, che mi ricordo e mi ricorderò sempre, ogni giorno della mia vita, non c'è giorno che passa che non mi ricordi, la sensazione che lì dove ero andata a finire non c'era Dio. Non c'era Dio. L'angoscia, ma non c'è una parola giusta, è qualcosa di più brutto dell'angoscia, non ho una parola che possa esprimere quello che ho provato.